Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Mi sono accorto che da un po' di tempo, dal 19 novembre 2023, che non faccio un video, quindi sono quasi 2 mesi, e chiedo scusa, ma insomma bisogna anche essere ispirati. Oggi volevo riprendere un argomento conosciuto, ma ogni tanto si ritorna sui propri passi, quello dell'ipogonadismo. Essenzialmente cerchiamo di utilizzare termini semplici, livelli di basso testosterone. Ma essenzialmente oggi andiamo un po' più sul tecnico, come se fossimo a un esame, insomma, e quindi ci vediamo, veniamo interrogati, ci chiedono quante forme di ipogonadismo noi conosciamo. Essenzialmente, per non sbagliare, possiamo riconoscere un ipogonadismo primitivo, primario, cioè a carico del testicolo, un testicolo che non lavora, non riesce a fare la sua attività endocrina. Sappiamo che il testicolo ha due essenziali funzioni, la steroidogenesi, ossia la produzione di ormoni sessuali, di testosterone in questo caso, in questa ghiandola, e la spermatogenesi, la produzione di spermatozoi. Un testicolo che non riesce, pur se stimolato, a dar luogo alla sua attività, si identifica in un ipogonadismo di tipo primitivo. Essenzialmente nel tecnico viene anche riconosciuto come ipogonadismo ipergonadotropo, perché ipotalamo ipofisi, cercando di stimolare il testicolo, aumentano il livello di gonadotropine, quindi è un ipogonadismo, basso testosterone, ipergonadotropo, perché abbiamo le gonadotropine alte nel tentativo di spingere. E questo ipergonadotropismo serve anche a livello diagnostico, perché ci fa già capire che quando io ho un testosterone basso o un quadro di ridotta fertilità, con un LH alto lato testosterone, un FSH alto lato spermatogenesi, già mi fa capire che probabilmente il colpevole è il testicolo. Ci sono poi delle forme particolari di normogonadotropo, in cui noi abbiamo più o meno livelli normali di gonadotropina, non è sempre tutto così assoluto, come anche delle forme compensate, in cui abbiamo gonadotropine alte, ma il testosterone è normale, è una forma di ipogonadismo compensato. Anche questo però non viene ben visto dalla comunità scientifica, perché si è identificato che persone con un LH eccessivamente alto, pur con testosterone nella norma, vanno incontro più facilmente a malattie cardiovascolari. Ma questo perché probabilmente identifica una condizione di ipogonadismo che viene sì compensata, ma è correlata a altri problemi dismetabolici che porteranno quindi a incidenti cardiovascolari. Di contro, possiamo anche avere una forma di ipogonadismo di tipo secondario. Il testicolo in sé per sé può lavorare benissimo, c'è un'interferenza perché non c'è una giusta stimolazione. È un bambino intelligente che però non viene indotto dai genitori e dai professori a studiare e quindi va a giocare a PlayStation. Quindi ecco questo testicolo funzionante ma non stimolato, quindi è una forma secondaria. Noi sappiamo che esiste questo sistema di regolazione cerebrale, chiamiamolo centrale, ipotalamo-ipofisi, che stimola poi il resto delle proprie ghiandole bersaglio. In questo caso stiamo parlando dei testicoli. Allora, l'ipotalamo è l'organo principale che comunica attraverso un peduncolo con l'ipofisi. Sappiamo anche che esiste un sistema di controregolazione, cioè come fa a capire il sistema ipotalamo-ipofisi quanto e quando produrre le gonadotropine. A parte che vi è una pulsatilità, tanto che per esempio l'LH viene prodotto ogni 20 minuti, tanto che per avere un dosaggio veritiero noi dovremmo fare 2-3 prelievi in diversi momenti per sapere effettivamente i nostri livelli di LH. L'FSH ha una pulsatilità di circa 3-4 ore, quindi si potrebbe già con un prelievo riuscire a individuare una buona parte dell'attività produttiva della ghiandola. Ma il sistema di controregolazione noi lo identifichiamo facilmente, specialmente chi si occupa come me e come molte persone che mi seguono a me o che si occupa di questi argomenti, come esiste questo sistema di controregolazione, dove sappiamo che, diciamo, superficialmente è il testosterone che inibisce ipotalamo-ipofisi. Poi, se approfondiamo, sappiamo come sono molto gli estrogeni responsabili dell'attività regolatoria a livello ipofisario, ma molto ipotalamico. Quindi, poi, se dovessimo dare una risposta secca, la controregolazione nella produzione di gonadotropina è data dalla inibizione degli estrogeni a livello ipotalamico. Anche se proprio volessimo essere precisi, esiste
un mediatore di tutto questo, è la Kisspeptina, un peptide, ce lo dice già il nome, Kiss è l'ormone del bacio. Perché del bacio? Perché tende ad agire sui suoi recettori GPL54 nei momenti proprio in cui l'uomo e la donna vanno incontro alla crescita puberale, all'esplosione ormonale, quindi all'età del bacio, dove questo peptide inizia ad attivarsi e a stimolare quindi la produzione di gonadotropine. Ecco, la Kisspeptina è questa molecola che va a stimolare, induce, è un mediatore che induce la produzione di GnRH, ipotalamico, che a sua volta stimolerà l'ipofisi a produrre, in questo caso per quanto ci riguarda, LH ed FSH. Ecco, allora la mediazione di estrogeni e testosterone è sulla inibizione della Kisspeptina. Noi andiamo a inibire l'ormone peptide Kiss, che a sua volta non sarà in grado di stimolare la produzione di GnRH e quindi a livello ipofisario di LH ed FSH. Vedete che si complica un pochettino. Poi, se dovessimo andare a studiare i recettori per l'ormone Kiss, per il peptide Kiss e quant'altro, penso che si apra un mondo immenso che ci fa capire come sia anche molto molto complesso e come spesso noi superficializziamo i discorsi, insomma. Quindi ecco questi due tipi di ipogonadismi: testicolo che non funziona malgrado gli stimoli, primitivo, spesso accompagnato da gonadotropine alte; testicolo che potrebbe funzionare ma non viene stimolato, quindi sempre testosterone basso, ma abbiamo però le gonadotropine basse, perché è il sistema che non funziona. Tra anche una risposta che potrebbe essere stata accettata in corso di esame, anche un ipogonadismo di tipo organico, quindi c'è proprio un'alterazione del testicolo, quindi essenzialmente parliamo di una forma primitiva per dei traumi, per delle condizioni genetiche, per delle sofferenze di tipo vascolare, per aggressioni chimiche, tanti aspetti che adesso non approfondisco, ne dimenticherei sicuramente qualcuno, come una forma di tipo funzionale, ad esempio quella funzionale tipica, quella dell'età, no? Questo ipogonadismo ad esordio tardivo, LOH come riconosciuto, che è dato proprio da una condizione di spegnimento funzionale, quindi non legato a patologie correlate della funzione testicolare stessa, a meno che non consideriamo l'invecchiamento la malattia. Ecco, questa è una condizione che conosciamo bene, che poi noi andiamo, trattiamo con la terapia sostitutiva queste forme di ipogonadismo, ci mancherebbe, era solo per dare una definizione. La diagnostica l'abbiamo intuita: testosterone basso, gonadotropine alte probabilmente è un primitivo, testosterone basso, gonadotropine basse probabilmente un secondario. Chiaramente, mentre il primitivo ci lascia pochi spazi terapeutici e ci induce a una terapia sostitutiva, parlo sempre quando ci sono le necessità cliniche, non sto entrando nel merito specifico, nelle forme secondarie potremmo anche andare a sostituire quello che manca e quindi provare a stimolare un testicolo funzionante, anche un test valutativo. Sia un testosterone basso, un LH basso, do alla persona gonasi, che è gonadotropina coriolica placentale, o clomifene citrato, e vedo che vi è una risposta testicolare, il mio testosterone passa da 3 a 8, cosa che succede spesso, capisco che è una forma di tipo secondario, il testicolo ha ripreso il suo lavoro. Poi decideremo se è il caso di continuare quel tipo di terapia fin quando il testicolo ha la sua potenzialità produttiva. Ci sono dei casi anche dove noi potremmo testare, si va un po' più nell'endocrinologia, l'attività. E chi è responsabile della non produzione di gonadotropine? L'ipofisi o l'ipotalamo? Basta fare un test stimolatorio. Con il test stimolatorio noi andiamo a stimolare l'ipotalamo. Se, cosa succede? Se stimolando l'ipotalamo l'ipofisi inizia a produrre in maniera abbondante, allora mancava l'ipofisi funzionante e c'era una carenza ipotalamica. Noi facciamo un test con GnRH, cioè ci sostituiamo al lavoro ipotalamico, e se l'ipofisi riprende a lavorare vuol dire che l'ipofisi è funzionante ed è l'ipotalamo che non funziona. Ma se io faccio un test con GnRH, quindi mi sostituisco all'ipotalamo, ma l'ipofisi non cambia la sua attività, il problema è ipofisario. Si entra in endocrinologia, non parlo quindi di quelli che sono i tuoi percorsi, anche perché nella mia praticità sono dell'idea che comunque se l'ipotalamo non funziona o l'ipofisi non funziona, una volta fatta la diagnosi noi dobbiamo comunque dare alla persona, in questo caso parlo del mio paziente uomo, la possibilità di produrre il testosterone. Quindi o lo produce stimolando il suo testicolo funzionante, o si entra in terapia sostitutiva di tipo bioidentico, galenico, iniettivo, ciò che vogliamo, ma insomma c'è poi il diritto di vivere dignitosamente una propria vita ormonale. Chiaramente non ho detto, ma è normale che dalle interferenze
da ipogonadismo funzionale, l'obesità è un grosso colpevole, assolutamente si correla ancora di più. Dovrò andarmi a studiare, io non sono un grossissimo studioso, ma quando tempo lo faccio, quanto l'obesità sia responsabile direttamente di una scarsa responsività delle cellule dell'Leydig da parte della stimolazione dell'LH. Quindi non solo il famoso fatto della aromatizzazione del testosterone in estrogeni, ma un'inibizione diretta della risposta recettoriale delle cellule dell'Leydig per quanto riguarda l'LH, quindi un'interferenza diretta. Sappiamo anche che con un'alimentazione scorretta, lo stress cronico, cattivi stili di vita sono tutte condizioni che ci portano all'ipogonadismo, chiamiamolo di tipo funzionale, perché effettivamente correggendo quelle interferenze potremmo rinormalizzare il nostro asse produttivo. Bene, penso di aver detto quasi tutto, insomma ci tenevo anche a riprendere i contatti con voi perché insomma io stesso se seguo qualche persona sui social per argomenti che mi interessano e poi vedo che non produce più, ci rimango male perché insomma era per me un aggiornamento continuo, quindi spero di essere più, diciamo, di dare più frequenza ai video almeno una volta a settimana. Ringrazio tutte le persone che hanno la pazienza di seguirmi, chiedo scusa e lo dico di nuovo, ultimamente non riesco a rispondere alle domande sui social, che sarebbe per me veramente anche entusiasmante, ma il tempo che mi rimane nella giornata devo dedicarlo con piacere alle persone che sono venute a visita e che mi scrivono le mail, dove sono sempre un po' lento nella risposta, quindi chiaramente anche per correttezza nei loro confronti devo dare prima spazio alle persone che sono venute a visita, ma non è per discriminare, risponderei volentieri ma non ci riesco. Con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video.